Dopo l'apertura dei sette sigilli vengono suonate le sette trombe. Giovanni nella struttura dell'Apocalisse ha organizzato le visioni costruendo dei settenari, cioè delle serie di sette per mostrare ogni volta in questa serie di sette elementi una sintesi di storia della salvezza. Nei sette sigilli abbiamo visto l'intervento di Dio nella storia che si forma un popolo che gli appartenga, perché il sigillo è il segno dell'appartenenza. Nella seconda serie, Giovanni prende come simbolo importante le trombe e descrive all'inizio del capitolo 8 una breve scena introduttiva di un angelo che in cielo compie un gesto liturgico. Offre il profumo degli incensi che sale verso Dio come la preghiera dei santi, ma poi prende i carboni dell'altare e li getta sulla terra. Quindi vengono consegnati a sette angeli delle trombe e al suono di ognuna di esse compare una immagine. Noi traduciamo tromba, ma molto probabilmente nell'intenzione di San Giovanni c'era il riferimento allo shofar, cioè al corno utilizzato nella liturgia ebraica per dare i segni della convocazione. È il simbolo tipico della liturgia di Israele, un po' come le nostre campane. Il suono delle campane è differente a seconda dei messaggi che vogliono comunicare. Possono suonare a festa o suonare a lutto. Sono uno strumento religioso di comunicazione. C'era nella tradizione antica, soprattutto nell'ambito dei preti o dei religiosi, l'abitudine di dare i segni, anche all'interno di un convento o di un seminario, con una campana. E gli educatori dicevano che la campana è la voce di Dio. Quando si sente bisogna obbedire. La stessa mentalità l'avevano anche gli antichi Israeliti, i quali sentivano nel suono del corno o della tromba la voce di Dio. Difatti, nel racconto dell'Esodo, quando si narra la teofania del Sinai, cioè l'apparizione di Dio a Mosè sul monte, si dice che Dio parlava con voce. Di tromba, si sentivano dei tuoni, era la voce di Dio e sembrava un suono di sciofar. Giovanni riprende questa immagine e evoca sette angeli che compiono una liturgia. Ognuno di essi prende la tromba e la suona. Al suono della prima tromba avviene qualcosa. Cade dal cielo grandine e fuoco, un terzo della terra fu arso. Quando il secondo angelo suona la tromba, cade dal cielo come una montagna infuocata e viene scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue. Quando il terzo angelo suona la tromba, cade dal cielo una stella grande, ardente come una torcia, e colpisce un terzo dei fiumi e delle sorgenti delle acque. Quando il quarto angelo suona la tromba, si oscura un terzo del Sole, un terzo della Luna e un terzo delle stelle. E il giorno perde un terzo della sua luce. Avete notato come le prime quattro trombe contengono delle immagini simili e descritte brevemente. In tutti i casi si tratta di caduta dal cielo verso la terra, di perdita. E c'è un elemento numerico sottolineato. L'avete notato? Un terzo. È un elemento abbastanza noto al genere letterario apocalittico, perché si diceva che un terzo degli angeli fu ribelle. E cadde dal cielo, mentre due terzi rimasero fedeli al Signore. È un numero arbitrario e simbolico. Sottolinea semplicemente il fatto che gli angeli fedeli, gli spiriti buoni, sono il doppio degli spiriti cattivi. Quindi nonostante il mondo sia corrotto e vada male, il bene è più forte, più numeroso. C'è stato un danno all'inizio. Effettivamente questo settenario vuole raccontare la storia della salvezza partendo ancora da prima di Adamo. Come vi ho già detto, il procedimento di Giovanni nell'Apocalisse non è lineare, nel senso che va sempre avanti, ma è circolare, nel senso che torna sempre indietro, percorre un cerchio e quando ha terminato un settenario è al punto di prima sale come su una scala a chiocciola e quando è al piano superiore è nella stessa posizione in cui si trovava nel giro precedente. Per cui il settenario delle trombe non dice quello che capiterà dopo il settenario dei sigilli, ma ripete la stessa cosa ripete lo stesso messaggio. Con altre immagini presenta una sintesi di storia della salvezza. Come nel settenario dei sigilli, anche qui abbiamo i primi quattro elementi brevi e simili. In tutti e quattro si descrive la caduta degli angeli, un evento mitico primordiale, è la rivolta degli spiriti celesti. Un terzo si mise contro Dio e cadde dal cielo, rovinando in proporzione un terzo della terra. Quando il quinto angelo suonò la tromba, vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo, come il fumo di una grande fornace che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni. Cerchiamo di capire l'immagine. La stella caduta dal cielo sulla terra, è un angelo. Quando noi adoperiamo la parola Lucifero, ci rendiamo conto di nominare una stella? È il nome abituale con cui i greci e i romani chiamavano il pianeta Venere. Anche per noi, Sembra una stella e popolarmente parliamo della stella della sera o della stella del mattino. In realtà non è una stella ma un pianeta. Le precisazioni scientifiche sono di noi moderni. Perché il pianeta Venere. Si vede appena è tramontato il sole, essendo illuminato dal di sotto. Sembra la prima stella che si accende alla sera dopo il tramonto del sole. Dopo poco però non si vede più perché il movimento impedisce questa illuminazione. Nello stesso modo al mattino, quando il sole sta per sorgere illumina di nuovo dall'altra parte il pianeta Venere e sembra la stella del mattino, quella che porta la luce. Lucifero significa proprio portatore di luce. E se abbiamo fatto l'esperienza qualche volta di vedere sorgere il Sole, e abbiamo notato anche che proprio nel punto dove deve sorgere il Sole, prima, c'è una stella luminosa che scompare appena il sole si fa vedere. Questa immagine che gli antichi conoscevano la interpretavano miticamente e quell'astro luminoso portatore della luce veniva identificato con colui che era bellissimo ma per orgoglio superbia si mise contro dio precipitando e perdendo la propria luce la stella caduta nel pozzo dell'abisso è immagine demoniaca è colui che ha la chiave del pozzo dell'abisso e caduto nell'abisso apre questo pozzo e dal pozzo infernale esce un fumo, un fumo denso, un fumo che oscura tutta l'atmosfera. E dal fumo escono animali piccoli ma dannosi. Noi non abbiamo idea del danno che producevano le cavallette in una invasione. È un fenomeno tragico per i contadini ancora oggi in Oriente. Le cavallette sciamano in gruppi enormi, sembrano delle autentiche nuvole che coprono il sole e quando si posano sulla vegetazione sterminano tutto, divorano fino all'ultimo germoglio. E per i contadini è un disastro, significa carestia. Animaletti piccoli ma disastrosi. Sono il segno di una invasione malefica che distrugge il mondo. Non devono essere presi alla lettera. Il pozzo, il fumo, le cavallette sono tutte immagini simboliche che evocano qualche cosa di mitico che avviene sempre. Indica la conseguenza della rivolta degli angeli. La ribellione diabolica ha causato una caduta. La caduta rovina il mondo. Dal pozzo dell'abisso esce qualche cosa che distrugge la terra. L'immagine della quinta tromba e delle cavallette descritte nei particolari vuole indicare lo stravolgimento dei valori. Queste cavallette non sono cavallette normali, sembrano leoni, sembrano cavalli, hanno i capelli come una donna, ma hanno i denti come un leone, hanno la coda come lo scorpione. Sono un ibrido, una realtà non chiara, con aspetti positivi e negativi strettamente connessi insieme. Sono l'immagine del male che si presenta sotto forma di bene. È il cambiamento del male in bene lo stravolgimento dei valori che distrugge l'umanità. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, che vuol dire sterminatore, e in greco viene tradotto con Apollion, che vuol dire la stessa cosa. Ma richiama il nome del dio Apollo, lo sterminatore, ed è un modo con cui Giovanni fa polemica anti-idolatrica, cioè allude al fatto che le divinità adorate dai greci e dai romani non erano semplicemente favole e invenzioni, ma erano imbrogli diabolici, modi ingannevoli con cui i demoni si facevano adorare al posto di Dio. Tant'è vero che la parola daimones, che noi leggiamo demoni, nel greco antico indicava gli dèi. Non era una parola negativa, ma positiva, religiosa. Noi abbiamo ereditato una interpretazione che ha capovolto il giudizio. I demoni, cioè le divinità del mondo greco, sono state identificate con gli angeli ribelli caduti dal cielo. La sesta tromba contiene delle immagini molto più ampie. Ricordate che anche il sesto sigillo era differente dagli altri, molto più esteso. La sesta tromba corrisponde al sesto sigillo. Il sesto elemento è quello decisivo in un settenario apocalittico perché indica l'intervento decisivo di Dio nella storia per salvare l'umanità. E così, nei capitoli 10 e 11, Giovanni descrive grandiose scene in cui riassume la storia della salvezza dell'Antico Testamento. Anzitutto riprende l'immagine delle cavallette come di una cavalleria infernale, fatta di un numero impressionante di nemici pronti a invadere il mondo, 200 milioni. Ma a questo pericolo tragico risponde l'intervento di Dio, un angelo che compare mettendo una gamba sul mare e un'altra sulla terra. Provate a immaginare questa scena. Chi vive sul mare ha avuto l'occasione sicuramente di vederla. In un giorno di temporale, quando le nuvole nere si stanno disperdendo e il cielo si apre, esce qualche raggio di sole. Ed è possibile che... I raggi escano attraverso le nubi, formando due colonne. Magari una che illumina il mare e un'altra che illumina la terra. E al di sopra compare anche l'arcobaleno. Giovanni, contemplando il mare intorno a all'isola di Patmos dove era relegato, ha visto una splendida scena di temporale finito e ha descritto l'apparizione dell'angelo che reca in mano l'Antico Testamento, la prima rivelazione di Dio, con questa splendida immagine naturale vidi un altro angelo forte, discendere dal cielo, avvolto in una nube, la fronte cinta di arcobaleno, aveva la faccia come il sole e le gambe come colonne di fuoco, nella mano teneva un piccolo libro aperto. Questo piccolo libro aperto è la rivelazione di Dio. È l'intervento con cui Dio nella storia dell'antico popolo, attraverso i profeti, ha comunicato il suo desiderio di salvezza. L'angelo porge il libro a Giovanni, al profeta Giovanni, a colui che rappresenta tutta la tradizione profetica, e gli dice di mangiare il libro. La stessa scena era già stata raccontata dal profeta Ezechiele. Giovanni fa eco a quel racconto, lo riprende e lo adatta. Giovanni mangia il libro, lo divora, in bocca lo sente dolce come il miele, però gli produce acidità di stomaco. Quando scende nello stomaco lo sente amaro. La rivelazione antica lascia l'amaro in bocca. C'è bisogno di altro, della pienezza, del completamento. Un'altra scena importantissima è quella con cui Giovanni descrive i due testimoni che hanno le caratteristiche di Mosè e di Elia, ma non sono né Mosè né Elia. Sono la legge e i profeti. Sono tutti coloro che nella tradizione di Israele sono stati mediatori della rivelazione. Hanno portato la parola di Dio, ma non sono stati accolti. Spesso sono stati rifiutati, maltrattati, qualcuno è stato anche ucciso. I due testimoni. Esattamente come nella trasfigurazione di Gesù. Anche in quel caso appaiono Mosè ed Elia che rendono testimonianza a Gesù, nel senso che garantiscono ai discepoli che la strada indicata da Gesù, quella della passione, è la strada. I due testimoni sono vittime proprio della struttura oppressiva della città che ha crocifisso il Signore. Vengono uccisi e abbandonati sulla piazza senza sepoltura. Non sono immagini letterali né storiche, sono immagini simboliche che evocano in modo trasfigurato tutta una serie di vicende e alla fine della sesta tromba viene collocata la risurrezione dei giusti. Una voce dal cielo richiama in vita i due testimoni e li fa salire al cielo. A questo punto suona la settima tromba. Che è il compimento, non c'è un quadro, ma una audizione. Il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli. Il compimento è la vittoria del Cristo. Resorto. La sua morte e risurrezione è il compimento della storia, realizza quel progetto. Dalla caduta che ha segnato la rovina del mondo, viene fuori la risalita che determina la salvezza del mondo. Nel settenario delle trombe, Giovanni ha riproposto una sintesi di storia della salvezza, mettendo l'accento sull'evento decisivo. Cristo Gesù, morto e risorto, è fonte di salvezza. Egli inaugura il regno e il suo regno dura in eterno. Noi ti rendiamo grazie. Signore Dio Onnipotente che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Nonostante le cose vadano male, Giovanni scrive l'Apocalisse per consolare e incoraggiare i suoi discepoli, per dire anche a noi che la potenza del Cristo risorto è più forte di ogni struttura di male.